Ieri sono partito dal mio paesino per venire in questa vallata, la vallata del Colvere, a Pofabbro, a trovare Laura e Moreira, perché volevo conoscere come è nato il suo progetto di More Clay, Less Plastic. Come è nato, Laura? Da un bisogno di diminuire la quantità di plastica nel pianeta, pensando che ognuno di noi può fare un pochino. L'ultima volta che sono stata in Brasile, girando nelle spiagge, bellissime, deserte, quello che vedi sono sacchetti di plastica che rotolano, spinti dal vento, nelle rive dei fiumi, lungo il mare. Ti dà solo tristezza questa cosa, perché possiamo viverci benissimo senza. È ora di pensare un attimo su dove vogliamo andare con la conservazione del pianeta. Allora, perché no, invitare amici e colleghi ceramisti a partecipare a questo progetto, a questa idea di futuro, cioè invitando i ceramisti a pensare un oggetto qualsiasi che al giorno d'oggi siamo abituati a usare di plastica, ma che potrebbe essere perfettamente una roba costruita con l'argilla. Perché comunque prima dell'invenzione della plastica tanti degli oggetti oggi che noi non sappiamo neanche che possono essere fatti di argilla erano di argilla. Pensiamo all'interruttore, a tutto il materiale per trasmettere l'elettricità. I pezzi che oggi a casa abbiamo in plastica erano tutti fatti di porcellana una volta. Per dare un senso all'oggetto principale, diciamo l'oggetto icona della campagna More Clay, Less Plastic, io ho scelto il colapasta. Perché con la pasta? Perché con la pasta è un oggetto che ogni famiglia in tutto il mondo ha in casa almeno uno di plastica. Allora non è altro che una ciotola di ceramica piena di buchi che puoi usare per scolare la pasta, per lavare la frutta, per portare in tavola perché è un oggetto molto bello. Se ognuno di questi artigiani ceramisti o artisti ceramisti fa un solo oggetto e regala qualcuno o lo vendi in una fiera o fa una piccola produzione, a me piace pensare che ognuno di questi pezzi ha sostituito un pezzo di plastica. Mi dicevi, Laura, dei numeri della plastica utilizzata nel mondo? Allora, io non ho i numeri per tutto il mondo, perché tramite la ricerca sono arrivata ai numeri della plastica consumata negli Stati Uniti, che nonostante sia il paese che consuma di più, è anche quello che sta più attenti a mantenere i numeri sotto controllo. E attraverso il sito carryyourcup.org si possono avere tutti i numeri dell'uso della plastica, ma diciamo solo un paio che sono più impressionanti. Allora, negli Stati Uniti vengono buttate ogni ora, non giorno, settimana, 2,5 milioni di bottiglie di plastica per acqua, yogurt, bibite, qualunque cosa. Poi, le tasse di caffè, le coffee cups, i bicchieroni di caffè, sono 25 miliardi ogni anno. E i bicchieri di plastica che un lavoratore consuma andando in ufficio a bere un bicchiere di acqua o di caffè sono almeno 3 al giorno per lavoratore. Considerando che gli Stati Uniti hanno una popolazione di circa 250-300 milioni di persone, il calcolo è semplice. Il problema di questo materiale specificamente parlando è che non è assolutamente riciclabile. Questo materiale finisce nell'oceano, viene ridotto in piccoli pezzettini dall'azione dell'acqua e del sole, entra nella catena alimentare dei pesci e degli uccelli, alcuni non ne sopravvivono, vengono uccisi dall'ingerire questa plastica e altri finiscono nei pesci che mangiamo noi dopo, con E chissà perciò quale conseguenza. finisco su di noi, Sì. dentro di noi. Sì.
Tu, Lauren, dicevi prima che la plastica non viene riutilizzata, non viene riciclata, però invece viene raccolta, viene riutilizzata la plastica. Hai ragione. Però il problema qui è la questione tra riutilizzo, riciclo, riuso, sono concetti completamente diversi. Il riciclo vero è quello che si fa col vetro, con l'alluminio, con altri metalli, perché da quello stesso prodotto tu ricavi lo stesso prodotto e nella stessa quantità. Mentre la plastica può diventare solo un altro tipo di plastica. Via Mai, via, allora via di via, qualità peggiore, in pratica. esatto, via via di qualità peggiore perché perdi delle proprietà della plastica di inizio. Per Originale. esempio, quella delle bottiglie, è impossibile riutilizzare una bottiglia di acqua per un'altra bottiglia di acqua. Tu devi sempre partire da una bottiglia vergine, da una plastica vergine per fare la bottiglia di acqua. Perciò quella lì è una quantità che i numeri già dicono da soli, è impossibile di continuare a sostenere questa cosa. Allora, per questo infatti dalle bottiglie di plastica si ricava il pile, perché è un sottoprodotto di quel tipo di plastica. Parlavamo Esattamente. Bravissimo. prima anche dell'apporto umano nella produzione degli oggetti fatti in materia plastica e degli oggetti fatti in ceramica. La materia plastica viene, gli oggetti in plastica vengono prodotti in maniera automatizzata e industrializzata, sicché l'apporto umano è minimo, quasi inesistente in alcuni casi, solo il controllo delle macchine che non si eccepino, eccetera. Mentre anche nella produzione industriale di oggetti in ceramica l'apporto umano è molto più grande. E nel caso invece della produzione anche artigianale di questi prodotti in ceramica, ecco che l'uomo entra nel ciclo produttivo in una maniera proprio preponderante. Sicché se noi un po' alla volta utilizzeremo meno materie plastiche e più oggetti in ceramica o anche in metallo, ci sarebbe anche più lavoro per la gente e perciò anche dal punto di vista economico potrebbe essere una risorsa. Certo che questa risorsa andrebbe suddivisa per molte più persone anziché per pochissime persone, come è in un processo industriale. Giusto, Sì, Lauren? Cosa dici? O vedo assolutamente. che hai un oggetto in mano. Questa qui cos'è? Berry Questo è un berry bowl. Bowl. Sì, allora questo qua è un oggetto che era presente nelle collezioni delle produzioni ceramiche dell'Ottocento e che è ancora presente nelle collezioni di ceramisti in Inghilterra perché non hanno mai smesso di produrlo. È un collino per lavare e servire i frutti di bosco. Specifico per i Sì. frutti di bosco. Frutti di bosco, frutti piccolo, qualsiasi cosa che abbia bisogno di scolare del liquido o di aver contatto con l'acqua perché non si marcisca, per esempio nel caso delle fragole, veniva proprio pubblicizzata come una cosa che non ti fa marcire i frutti perché i buchi la fanno respirare. Allora abbiamo scelto questo oggetto come simbolo della campagna More Clay Less Plastic in Facebook. Avete creato una pagina Facebook, perciò. È una pagina aperta a ceramisti e simpatizzanti in cui tu puoi pubblicare delle idee di pezzi da fare in ceramica, puoi pubblicare dei testi riguardanti la riduzione dell'impatto ambientale della plastica. È un modo per condividere le nostre opinioni a proposito con gente da tutto il mondo, perché altrimenti non si raggiungerebbe una quantità di persone consistente. Tramite Facebook si riesce un po'. Questo è anche un modo di contaminarsi con le idee anziché con la plastica. Esatto, bravissimo. Allora, More Clay Less Plastic compie un anno il 27 agosto di quest'anno. È un anno che stiamo organizzando questa raccolta di materiale, di idee. E per celebrare questa cosa mi piacerebbe organizzare una mostra in cui tutti quelli che hanno contribuito alla creazione del gruppo su Facebook attraverso la pubblicazione di mostre spediscono un pezzo
insieme al pezzo di plastica originale che ha dato l'idea, rivisitandolo, ricreandolo, ingegnandosi, aperta a chiunque, basta che produca da sé il pezzo di ceramica ispirato a un oggetto di plastica. E così cerchiamo di far vedere alle persone che visiteranno la mostra che si può, cioè alcune cose possono veramente tornare indietro ed essere fatte diversamente. E qui io ci tengo tantissimo a dire che non è una questione di dire si stava meglio quando si stava peggio, no, è solo una questione di ridurre un po' l'esagerazione. Perché ogni giorno si inventa un oggetto in plastica in più assolutamente inutile. Perfino un piccolo cilindro così, a forma di dito, dove tu introduci un spicchio di aglio, lo giri così e poi lo togli spelato. Stiamo un po' esagerando. Sì. Sì, ecco. Bene, Laura, io ti ringrazio e posso dire fin da ora che Ceramics.it sarà a fianco tuo per portare avanti questo progetto che mi sembra magnifico e sensibilizzare la gente all'uso dei materiali ceramici, dove sia possibile, al posto dell'uso della materia plastica. Grazie Danilo. E io invito tutti quanti a guardare la pagina di Facebook More Clayless Plastic perché tutte le idee sono benvenute. E anche su ceramics.it faremo una pagina dedicata a questo progetto che spero che avrà al più presto la massima divulgazione. Grazie. Grazie ancora. Ciao.